da ex presidente della regione, ancora in carica per qualche giorno, che qui ho terminato un'esperienza politica, perché proprio in questa sala feci la conferenza stampa dove annunciai le mie dimissioni da presidente della regione. Qui ho terminato un'esperienza politica che è stata per certi aspetti entusiasmante, per altri drammatica. E qui Renata Polverini si è dimessa da presidente della regione Lazio dopo che è esploso lo scandalo di Fiorito e dell'incredibile aumento dei finanziamenti pubblici ai gruppi consiliari. Qua fa campagna elettorale di fronte alla platea dell'UGL, il sindacato da cui proviene. Ma perché dopo tutti gli scandali il PDL le ha offerto un posto blindato alla Camera? Quando dissi a Berlusconi che mi dimettevo ma che non mi ripresentavo, lui mi chiese se avevo voglia di fare il parlamentare. Naturalmente io in quel momento, che per me è stato molto complicato, come tutti ricorderanno, dissi anche un po' in maniera svogliata che se lui lo riteneva mettevo a disposizione il mio impegno. È stato Berlusconi proprio a chiedere, diciamo che in regione era un po' impresentabile, no? Perché guarda, io impresentabile non sono, perché non è successo nulla che ha riguardato nemmeno la mia giunta. Le persone coinvolte in quella vicenda, uno è ancora agli arresti domiciliari, l'altro è uscito da poco, ci sono dei procedimenti in corso, quindi questa parola nei miei riguardi credo non sia assolutamente utilizzata. Lei che presiedeva la regione, che è diventata il simbolo degli sprechi, che cosa sta dicendo? Non ho visto oggi che...